Ciao, oggi andiamo a scoprire il floating market, il mercato galleggiante di Damnnens Saudak. Questo mercato è un must fra le escursioni che si possono fare in giornata o anche in mezza giornata da Bangkok. Siamo a 100 km da Bangkok, a sud di Bangkok, e per raggiungere questo straordinario mercato molto caratteristico, sebbene ormai anche molto turistico, si può acquistare un'escursione direttamente da Bangkok. È una delle più vendute, questa escursione, la visita al mercato di Damnnens Saudak, al costo di 350 baht solo per visitare il mercato. E si parte la mattina intorno alle 7:30 e alle 9 si raggiunge, circa alle 9 si raggiunge il mercato. Ora mi sto avvicinando. Qui il mercato si sviluppa su circa 18 canali. E in cosa consiste? Come potete vedere anche voi, ci sono delle barchette, i commercianti espongono la merce sulle loro barchette e navigano lungo questi canali vendendo la loro merce. La merce viene venduta oggi principalmente ai turisti, ma è anche ad uso e consumo della gente del luogo. Il mercato apre tutte le mattine intorno alle 8:30 e chiude intorno alle 14. Stiamo navigando lungo le acque dei canali per vedere da vicino il mercato, i suoi attori e le sue merci. Queste sono le abitazioni degli abitanti di questo villaggio. È un po' come una piccola Venezia in fondo. Qui siamo in una zona più tranquilla, non ci sono bancarelle, c'è molto verde. Chiaramente il mercato galleggiante è un luogo dove le fotografie si fanno a centinaia, si presta chiaramente. Ora volevo darvi a tal riguardo un consiglio: le meglio fotografie le fate certamente passeggiando lungo il canale, perché siete leggermente più alti e dall'alto queste le foto vengono bellissime, perché vedete l'imbarcazione con la signora o il signore che vendono la merce, e quindi vengono veramente bene. A bordo invece di quelle piccole imbarcazioni di legno che vi ho fatto appena vedere, dalle quali sono appena sceso, la prospettiva non è delle migliori. Per cui, se volete fare delle foto, delle belle foto qui al mercato, piuttosto che la barchetta, fate una passeggiata lungo questi marciapiedi di cemento che costeggiano i canali, perché da qui, vi ripeto, le foto vengono veramente bene. Qua giù c'è anche l'uomo con il pitone albino, un altro pitone, se volete vi fate anche una fotografia. Meglio altrove questi animali sarebbe, ma come al solito dove arriva il turismo poi fioriscono anche queste cose. Quassù c'è un piccolo ponte sul canale.
Ecco, così da quassù si vede proprio da 3 metri d'altezza circa come è strutturato il floating market. Con questo ultimo scorcio su questa Venezia asiatica vi saluto e continuate a seguirmi naturalmente su youthailandia.it, il vlog dedicato a Bangkok, dintorni e la Thailandia. Ci aggiorniamo al prossimo video, seguitemi anche su YouTube, iscrivetevi al canale, ciao!